La nostra Pasqua oggi è 24 aprile 2011. La prima ripresa è al comando, Amira al comando, guardate com'è seduta, non è seduta però in posizione in atteggiamento di comando, solitamente quando in atteggiamento di comando lei sta in piedi, non così. Buongiorno Amiruzza, gli auguri li faremo a mezzogiorno come usava fare nonno Renzo, che si differenzia della tradizione del papà che non li fa a mezzogiorno. Li fa quando è Pasqua, in poche parole, o al primo momento possibile. Ecco qui Rube che si guarda la televisione in pigiama, Denise anche in pigiama che ha finito di fare colazione, tutte le uova che bisogna aprire di Pasqua, Rosaria che si nasconde. Rosaria, dai, che mi fai consumare la cosa, ti puoi alzare? Vabbè. Eccola qua, la testa solamente. Rosaria e io che sono sopra in pigiama e sotto i mutande, per i più curiosi, in separata sede. Io no. Ok, apriamo questi regali, forza. Amiruzza, vai a aprire tutte le uova, dai. Spegni la televisione, siamo in un momento importante, apertura uova. Queste sono le prime uova di Amira, no? Queste sono le seconde uova di Amira di Pasqua. Ah. Solo che l'anno scorso poi capiva poco. Come, con piacere noto che le uova sono diminuite, oh mamma, le ha fatte sparire. Non erano quante? No, queste sono solo di Amira. Ah sì? E le vostre dove sono? Io. Portatele qua, forza. Sì. Leva le mani. No, Amiruzza, tutte e due sono quelle là. Adesso Rube sta portando quelle di D. Partiamo, forza. E quelle di Bo. Devi dare un pugno. Se vuoi ci pensa papà. Hai visto? Ecco la sorpresa, prendi. Prendi la sorpresa. Guarda. Oh. Allora mettili tutte là. Queste sono tue, Rube. Sì. Denise, vai a prenderti le tue. Aspetta. Sì, certo che apo. Cacca, guarda il pugno, forte. Guarda che è uscito qui. Com'è bello, guarda, Amiruzza. Guarda questo. Ci pensa papà. Guarda qui, guarda questo. E dove sta? Non c'è niente in quest'altro? No, l'hanno messo qua, non lo so perché. Le tue, Amira, Rube, inizia a aprire le tue, Rube. Guarda, guarda questa, mamma. Guardate, questa è la Pasqua della famiglia Lati. Ormai non ci sono più riconoscenze religiose, roba. La Pasqua ti aspetta per queste speculazioni. Non è che mia figlia Denise abbia detto vedo uno a mio fratello Narendra o l'abbia detto Rube, quello che sei. No! Si è comprato il diario scimmito. Che non serve a niente, che a quella cifra ti potevi comprare un registratore diretto. Oh! Questo sì, di chi è questo? Di Amira. Dai che te lo apro io, dai! Sì, Denise, riprendi per favore. Ogni tanto metti la pausa. Mamma mia! Oh! È un pesce, papà! Guarda, questo è pericoloso. Ah, questa è la scrittura invisibile o il timbrino? È un timbro. Oh, quanti giocattoli che c'ho! La spazzolina per le bambole! Il telefono. È spaccato questo. Oh, guarda! Un tigrotto! Bello! Sia serena, guarda quanti belle uova di Pasqua sono arrivate, guarda, buona intenditrice, poche parole, guarda! Papà! Ma metti la pausa, non sprechiamo questa cosa qui, devo aprirtele queste... Hai aperto? Questo qua lo uso per dare un po' di tiro. Ti conviene mettere un segnale perché ce l'hai uguale ad Amiruzza, vedi? Amiruzza ce l'ha uguale al tuo. Dov'è il portauova? Denise, tu che hai trovato? Apri, voglio vedere, sono curioso.
Io non lo so come. Guardate Denise, c'ha 120 anni e ancora apre le uova di Pasqua. Sono queste quattro lato. Denise, guardate quanto è bello, gli somiglia anche. Però gliel'ha voluto regalare ad Amira. Miruzza, guarda che belli occhioni! Scimmione come Rube, fammi vedere meglio uno scimmione arancione, ci sta bene in camera nostra perché è arancione. Amiruzzi, lo vuoi? No. Ah, una tigre che mi regalò una volta Denise, questo. No, è diverso, questo è Potter Wolf. Quello era un pupazzo. Per oggi devo comprare a Ruben un mouse prima che me ne vada, perché il ragazzo sta scomodo. No, è anche perché l'altro mouse del PC se ne va nella parte opposta. Ehi, stai calmo, invece di dire grazie papà. Grazie. Che la parola grazie dalla tua bocca esce raramente, sai? Guarda. Ehi, con te sto parlando. La scimmia. Giusto come cosa sei tu, vedi? Ma quanto è bello sto tigrotto morbido! Gioia mia, guarda, mio amore di papà! Oggi dove andiamo? Alla villa andiamo, amore mio! Ma che bello questo! Mamma mia! Denise mi ha chiesto di fargli il chiappo, lo so! Il chiappo, cioè sarebbe la chiappa, la schiena. Il cappio volevo dire. E ho sbagliato veramente. No, invece... Perché il tuo? La mamma si è messa a ridere perché ha capito del mio orrore grammaticale, non del mio errore. Orrore. Siccome qua sono tutti laureati. Comunque non è mio quello là. Va bene così, Denise? Sì. Denise, ne hai un altro. Ce n'è ancora uno veramente. Uno, due veramente. E dove stanno? Dove li apriamo? Ce n'era uno rosa. Questi sono tutti i tuoi? E dietro di te. Sì. L'altro rosa. Lo mettiamo di lato perché te lo prendo io. Ne prendo. Quello... No, era qua prima. Era mamma. E qua la testa è dove? Ti ho fatto uno. È originale. Mai fatta una cosa così. Per adesso ti lascio un grazie. Non bracciare. E purtroppo stavo pensando ad Amiruzza. Questo qua di chi è? Di Amira? Denise gli ha regalato anche questo da Miruzza. Anche un altro gli hanno regalato. Oh, chi è? Questo di chi è? Di niente, di nessuno. Questo è più duro però. Non ce n'è regalo. No, prendi gli altri. Ecco perché è la più dura. Guarda invece il regalo di Pasqua che ha avuto la mamma. Da sua mamma ovviamente. Una macchina del caffè De'Longhi. Fa cappuccino. Oh. E quindi la mia è passata in secondo piano, guardatela, la mia delicia. Verrà abbandonata. Sì, papà, lo puoi aprire questo se vuoi. Spacca con la tua. Rume, vuoi aprirlo tu con la tua testa questo? No. Ruben che imita le fesserie di suo papà, guardatelo. È mio! Sei una potenza, ciccio! Hai la testa più dura della mia! Tagliata a metà! E a metà proprio. Bravissimo Ciccio! Allora sì, calabrese sì, ehi! Non mi questo niente! Cosa hai trovato? Io mi sono... Adesso invece da tanti auguri c'è Pasqua! La la lì! Tieni! Accendiamo il telefonino, vediamo se qualcuno si ricorda di noi. Tieni attento, aspetta, apposta! Amica, amica! Il mio dual sim, mettiamo il codice della prima scheda che non mi ricordo mai. Dovrebbe essere questo. Pin errato infatti, non è quello, è della seconda scheda. Che vuole pasta? Codice accettato. Papà, io vuole le due cose. Vuole le cose tu? No, tu ce l'hai. Stavo sbagliando di nuovo. Ruben, Ruben!
Lasciala stare. E dai, tanto si riconoscono i tuoi. Sì, e questo qua ce l'ho guardato al vino. E vabbè, questi allora sono. Che devi riprendere qui, non me, guarda. Aspettiamo una decina di secondi, vediamo se iniziano ad arrivare i primi auguri. Vuoi vedere che non arriva niente? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mia faccia. Ah! Allora, il primo messaggio che ho ricevuto per gli auguri di Pasqua, leggi che c'è scritto? Mimmo. Con la videocamera devi leggere. Oh. Avvicinati con lo zoom. Aspetta. Non si vede sfocato. Attenzione ad Amira, del Rubén. Vabbè, non fa niente, 3 ore per leggere il messaggio. Lo stavo adesso leggendo. Auguri di una serena e gioiosa Santa Pasqua. Un saluto ai piccoli e a Rosaria. PS, tua sorella dorme, solitamente verso le 10 si sveglia. Un abbraccio, a presto. Ai, questo messaggio forse dovremmo evitare di metterlo perché a breve è il matrimonio. Non vorrei che a causa di questo messaggio potremmo indurre qualche piccolo disagio o alterco. Ok. Ne abbiamo un altro, Nando Spagnolo. Gio, ti faccio tantissimi auguri di buona Pasqua, una Pasqua almeno qui un po' strana e speriamo bene. Ma Denise, mi devi riprendere. Mi molto numero. Certo, aspetta, c'è sala ricostruttori anche. Aspetta. Riprendi! Devi guardare là! No, guarda non si possono ricordare. Mannaggia la miseria. Corti belli. Dai. E poi non si possono mettinare perché qua ce l'ha corti belli. Aziso. Rube finisce. Non torno. Questa è di Sara dei ricostruttori. Serena Pasqua a tutta la tua famiglia con affetto Sara. So che ti sei visto con Angelo. La pazienza è la virtù dei forti. Sara, infatti abbiamo avuto pazienza ad aspettare Angelo fino a poi arrivato. Amiruzza, che è successo? Che ti ha fatto Lume? Bene, per adesso sono solo queste. Adesso vado di là a inviare un messaggio per 2000 persone. Seguimi. Seguimi Denise, non mi riprendere solo a mezzo busto per favore. Vedi, già il mio PC ha rilevato questo cellulare. Quindi io gli dico sì, accetto. Si è connesso e scrivo buona resurrezione. Giorgia Lati e sua famigliuola. Va bene? Originale, senza le solite buona Santa Pasqua, tutti i proverbi, le cose robate. Che ne dici, Denise? Mm. E queste sono le 2000 persone a cui le sto mandando contemporaneamente. Puoi chiudere, Denise, visto che ti stai dormendo. Oh! Pau! Che ci fai là? Ma dov'è Amiruzza? Sono lì. Sei lì e dove? Chi è questo? È Paro. E questo? È Titti. È Titti? Sì. Pau, io sto male. Tu stai male? Sì. Tanto. E allora dormi, va? Anche Titti. Anche Titti dorme, sì. Denise, apri! Che c'ha Miruzza bella?
Lascia, poverina. Non l'hanno accontentata? No. Muori. Ruben! Ecco Denise, sembra una pecora con questa sua nuova pettina. Com'era bello con quello zaino rosso quando andava a prendersi il signore. L'ostia. Ok, riprendiamo. Spegni la televisione, dai. Allora, mangiamo a tutti. Ecco come al solito Amira nel suo comando di comando. Taglio? No. Rupe con la sua solita faccia. Sì. È usanza qui in Sicilia. Macchie lunghe. Che in questi piatti, come si chiama questo piatto in siciliano? Maccheruni. Al sugo. Però solitamente si trova per nei piatti si dovrebbe trovare un maccarone. Si dovrebbe trovare un maccarone. Adesso vediamo chi lo trova. Chi lo trova? Allora, vediamo. Un maccarone per me. E quindi Ruben un maccarone. Ecco il primo maccarone della tavola. Ah, Miz, Denise, fammelo vedere di nuovo. Miz, questo non è un maccarone. Denise, il più lungo tu l'hai trovato. Mamma, vedi se ce l'hai in... E Amiruzza non ce l'ha il maccarone? No, non c'è un piccolo. Piccolo. Lei ce l'ha piccolino. E io allora non ce l'ho io. Questo, qua è uscito. L'ha uscito? Sì, l'avevo uscito. Qua. E io non ce l'ho. No, qua. Togliti! Mez, go! Ce l'ho io. Io e Denise maccaroni più grandi. No, papà, ce l'ho io, quello è il mio tu. Denise, ma alla fine l'operazione non è riuscita. Papà! Tu non lo trovavo, dov'era? No! Quello di Amina che era visibilissimo, era quello là. Allora io avevo calcolato, avevo organizzato tutto, perché la mamma ci metterà il maccarone ognuno di noi, a lei non se lo mette, io la intrattengo di là e tu glielo metti una cosa, però Denise come al solito non ha risolto una mazza, ma gliel'hai tolta da me, non la so. Ma per favore Denise, vabbè chiudo la ripresa. Piano fallito, ahimè. Guardate Amira a Pasqua in posizione di comando, eccola, in piedi, eccola il solito suo atteggiamento, in piedi. Sulla sedia, guardatela, tutta ben curvata. Eccola qui Amiruzza. Adesso solitamente le dice la parola ti prego. Vuoi andare da qualche parte tu? Dove vuoi andare? Che ti sei? Oh, mi fai la linguaccia, mi hai fatto? Si fanno queste cose a papà? Tu dove vuoi andare? Vuoi andare alla nonna adesso, più tardi? Dai, più tardi, amore mio. Ti prego, più tardi. Lo sai che ti sto mettendo in pro. Ah! Si fanno queste cose! Ecco Ruben. Ma sembra che fa smorfie. Denise, che carne c'è? Il poppettone. Vabbè, assaggiamo. Ciao a tutti! Io ho preso quattro maccheroni. Vediamo mentre si legge il messaggio la mamma. Sette. Ecco qui c'è Amiruzza. È scritto tuo mio fratello? No, ho sbagliato. Alla tua famigliola, così come hai scritto tu, ciao. E papà non si è accorto che Ruben gli ha preso la sua Coca-Cola. Chi si è fregato? Ma Ruben, ma la letterina dov'è? Ah, perché hai fatto la letterina di Pasqua? Sì, solo che non l'ho completata, non l'ho colorata. Ma che letterina è? C'è scritto che dell'amore del sole, della terra, c'è il moglio, una pianta meravigliosa, che dà tipo olio, no. Olio extravergine, che io suo padre, suo padre, suo padre, suo padre.
Vuoi scendere pure i dolci? Papà, sto facendo dei primi piani che sono... Ti stai fregando la pasta di Rube? Aspetta, guarda, mi sto fregando la Coca-Cola che mi era stata decurtata poco prima. Ah, ecco che diventa la bottiglia. Attenzione a non riprendere... Vedi che sta riprendendo. Sedere mica ha detto qualcosa di... No, ma così si capisce come... Che ho un sederone. Un po'. Oh, si sporca, vabbè, andiamo, guarda così, non è successo niente. Hai visto? Hai visto? Mi sono sporcato io adesso! Mi pulisci per favore! Guardate come pulisce la mia bambina! Mi pulisci il musetto per favore, amore! Tu! Tu a me? No! Va bene, me lo pulisci! Sono bua! Tu hai la bua! Non ho completato di colorare! Comunque! Che bel biglietto! Vedete il rispetto che ha mio figlio per me? Questo è il foglio di carta che mi dà. E la cosa là. Ma, leggo. Pasqua 2011. Foglio carta elegante, ma quello che conta è... Cari genitori, è Pasqua. Oggi è risorto Gesù. Egli ci dona la pace e il suo amore. In questo giorno la speranza è quella della serenità. Venisse. Devi vedere noi come mi adesso. E della pace di tutto il mondo e per tutti gli uomini. Vi auguro tanta felicità e tanta dammi qua. E Ruba che stava fregando la tua cuore. Vi auguro tanta felicità amica, no. E tanta pace nei vostri cuori, amica, scritto con la Q di quadri. Di nuovo. Per favore, gira e riprendi. È la seconda volta. Vuoi fare la terza elementare? Madonna, veramente Ruben. È la seconda volta che succede. Per favore. Zitto, Ruben. Papà. È un ciuccione mio figlio. Non si vede va niente. Va bene, vi voglio tanto bene e buona Pasqua. Ruben. La cosa più... No, me voglio, grazie. Eppure qua si è mangiata la fragola mia. No, no, è stato anche io. Forse mi dico. Dove l'hai messo tu caduta? Ancora smettila. Ma perché non ha finito? Mangia, io sto cercando mangia di riprenderla. Non mi interessa il vostro invece di fare il porco anche tu. Ce n'è più? Sì. Fallo col dito che ti viene meglio. Non si fa col dito. Non si fa. Con il cucchiaino si fa. Col dito si fa. Ma come faccio a tappare la bocca, Rube? Ho detto così per provocarla che l'avrebbe fatto così. Non ti in piedi però per farlo. Che altrimenti ti sporchi tutto. Si fanno queste cose? Eh? Col cucchiaino? No? Mi fai dispettini, mi fai? No? Forse non. Mannaggia, vedete che finezza come col terzo dito ruota tranquillamente all'interno. Oh, mo sì, vai. Vedi, invece questi tre dolci, vedete questi tre dolci sul tavolo, questi sono quelli che hanno lasciato a me gli scarti, perché c'erano le fragoline sopra. Le fragoline se le è mangiate la signorina Miruzza. E il resto adesso devo mangiare io. Qui ci sta Rube che si sdraia sul tavolo. Q, cuori, Q di quadri, cuori. Mamma mia. Non dici, tu non
sapeva più di me. Sì, bravo, e adesso è stato asino e maleducato anche. Nel video quando ti rimaneranno a casa come risponde al padre. No, è vero. Va bene. Che fai in tutto? E come lo sai, mi hai corretto? No, ma dico... Che è piccolo? Negativo. Giorgio, ti sta dando che ha finito. Negativo. Era mangiati quello. Mi devo mangiare pure questo? No, no, daglielo a Denise, a Dio. No, 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 la mamma, questo lo vuole la mamma. Papà, lo mangia. No, 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 esce pazza la bambina, lasciatelo stare. Mettilo qua dentro, allora. Guarda che cosa vuoi. Amira, mette così, lancia, non me. Cosa vuoi? Io metto. E prendilo. Quanti te lo stai mangiando? Denise, perché non ti sdrai sul tavolo? Papà. Ah, vedete quanto è pulita adesso? Adesso pulisce la sua posata, quella che ha utilizzato prima per mangiare. Mamma, che ragazza pulita. Guarda cosa vuoi. Cosa vuoi a mamma? Si tocca il sedere. Mannaggia la miseria. Cosa vuoi? Si tocca il sedere. Eccola pronta, eccola pronta. Ah. Cosa devi mangiare più? Mi posso togliere? Ti tolgo? No, no, no. E che cosa devi mangiare? Ah, basta ora, li posso togliere? No. E quale vuoi più? Che quelli sono dove papà ti siede la sopra e schiaccia. Su papà? Sì, taglieli, papà mangia, dillo. Papà, già. Adesso non li mangio. Spicchi, dillo, subito. Cosa nell'orecchio di come? Ma che cosa stai mangiando? Guarda come sei bella pulita in faccia, guarda, dai la mia bambina, oggi è Pasquetta. Siamo tutti a tavola, Ruben in pigiama, Denise in pigiama, la mamma non ne parliamo e papà in pigiama, ma non posso riprendere, sta mangiando salame, magna ma. E qui c'è la mia coppa che sarà modificata, questo è il Santo Graal messo sul mio tavolo. Perché non sto bestemmiando? Hanno creato libri, hanno fatto cose. Che cosa sei vestita, mamma? Chi è questa principessa? Chi l'ha ridotta così la mia principessa? Denischia, com'hai ridotto Amiruzza mia? È bella, vero? Come sei? Come t'hanno ridotto, amore? Che sei una principessa, sei? Ma avevi smesso da 2 anni, quindi ricomincia. Che ci posso fare? Aniruzza che legge, guardatela, si è messa sola sola. Eccola qui. Mi puoi guardare un attimo, signora? Non vorrei disturbarti, eh? Stai leggendo tu? Posso sapere cosa leggi? La bella e la bestia. E la sirenetta. Brava, amore. Cosa leggi? È un pesce. Ah, è un pesce che sta leggendo. Va bene, ah, è lei, leggi, continua a leggere, amore mio. Sai che ti sto riprendendo, vanitosa che non sei altro. Iniziamo bene, iniziamo. Amira, sì. Brutta donella. No, Amira non è brutta donella, è la bimba più bella del mondo. Ma chi te l'ha dato? È un libro di favole, sai, quello è un castello che sta leggendo. Ma cosa? Non è tutto quello che c'è. Pietro e Paolo sono in camera. Ora del tè. Ma sento la mancanza. Sì, la mia principessina si prende il tè. Denise continua a disegnare. Chi è che sta pinigolando? Chi è?
è Pasquetta, siamo tutti a casa, grazie anche al tempo. Stasera San Pietro prende il possesso del mare. E sta piovendo. E a Miruzza se magna. E quindi non ci possiamo andare. Ale! Sarà meglio cercare un caro. Pietro, ma tu non mi ascolti? Ma ce l'ha qua, papà. No, non l'abbatto da nessuno. Ah, scusami, Nazario. Sei molto stanco. Ah, la mia mente è greve come il mio corpo. È greve, imparate, la mia mente è greve come il mio corpo. Non lo so. Ecco voi il disegno fatto di Amira. Che cosa devo fare? Guardate che tratto che ha, guardate che perfezione. Come devo seguirti ora? Proviamo a fare qualche ingrandimento. Guarda che fantasia di colori che adopera. Questo sembra un cavalluccio verde o un draghetto. A Roma ha bisogno di te. A me piace vedere il suo primo disegno a tempera che ha fatto. Io ce l'ho. Il suo primo? L'è conservato? E con le proprie emozioni che non averne ha fatto. Certo che se ripenso a quei piragna forse è meglio vivere senza. Ecco i cartoni animati che c'erano ai tempi di Amira quando era piccolo, che aveva 2 anni. Un regalino! Ed ecco Rumen e Denise incantasimati. Ma certo che no! A vedersi i cartoni animati. Come si chiama sto cartone? Lo fanno i genitori. Cosa vuoi, Amira? Guardate come si mangia il limone, è proprio una siciliana. Eccola. Ecco Denise e andiamoci a riprendere Rupe mentre si lava i piedi. Si è lavati i piedi, Rube. Oh! Ti piace? Non ti piace? E perché lo mangi? Io, dallo a me. Limone e sale. Se non ti muovi se lo finiscono.